rimbambolati, timorosi, inspiegabilmente, perché avevamo tutto per partire con entusiasmo, con leggerezza. Avevamo vinto a Venezia, giocavamo in casa davanti a questo splendido pubblico, credo che c'erano tutte le condizioni per una partenza diversa. In questo primo scorcio di stagione siamo sicuramente un diesel, nei secondi tempi veniamo fuori, infatti negli ultimi 15 minuti del primo tempo e in tutta la ripresa credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare, ha cercato in tutti i modi di pareggiare la gara. Abbiamo creato tantissime occasioni, più di 14 tiri in porta, purtroppo queste gare, quando poi soprattutto vai sotto, diventa tutto più complicato, perché naturalmente l'Intella ha raddoppiato le energie, ha trovato grande entusiasmo e soprattutto la gara si è messa sui binari a loro più congeniali, perché sono velocissimi, hanno tanti giocatori brevilini, sia gli centrocampisti che gli attaccanti, e quindi di conseguenza ci hanno messo in grandi difficoltà, soprattutto un po' nel finale, con alcune ripartenze dove avrebbero potuto chiudere la gara. Però rimane il rammarico di questi primi 30 minuti. Quando poi si perde, insomma, uno vorrebbe subito rigiocare, però ci servirà per leccarci un po' le ferite, vedere un po' quali sono state le cose che ancora bisogna migliorare. Sicuramente avremo modo di poter fare un po' di minutaggio, che è arrivato un po' negli ultimi tempi, e quindi mettersi un po' al pari con gli altri, e poi dalla settimana successiva si ripartirà dalla trasferta di Pisa, dove dovremmo subito andare a far punti per ricominciare la marcia. Non c'è nessuna distrazione, sinceramente i ragazzi stanno lavorando bene, ripeto, poi le gare vanno giocate, ogni partita lo sappiamo che sarà per noi una prova importante, perché ci aspettano comunque al Varco, e di conseguenza al mercato sinceramente non è che ci stiamo pensando, però finalmente finisce e da lunedì, insomma, sapremo quale sarà l'organico al completo di questa Cremonese, e da lì, come ho detto anche nei giorni scorsi, inizierà un altro campionato. Poi soprattutto all'inizio di stagione, dove ripeto la condizione ancora non è ottimale, e quindi poi in base al tipo di preparazione, in base anche alle caratteristiche degli organici, naturalmente questo è un periodo dove va tutto preso con le molle, ma anche prima naturalmente eravamo contenti, soddisfatti delle prestazioni e dei risultati, ma io assolutamente non mi esaltavo più di tanto, anzi ero molto preoccupato, perché quanto più le cose andavano bene, più mi aspettavo che prima o poi un passo falso l'avremmo potuto avere. Dispiace averlo avuto subito la prima giornata in casa, e soprattutto, ripeto, dopo comunque la vittoria di Venezia, che ci avrebbe dovuto mettere un po' di le ali ai piedi e fare sicuramente un inizio di gara diverso.